Buonasera e benvenuti al Chi c'è c'è di questa settimana. Saranno diversi gli ospiti, il primo dei quali è Nicolino Di Domenico, Di Domenica, presidente dell'associazione Vita Indipendente. E Vita Indipendente è il nome dell'associazione, ma dell'associazione che presiede Nicolino, ma è anche il nome dato ad una legge della regione Abruzzo, una legge mi pare votata all'unanimità, di cui lui stesso, diciamo, si è fatto promotore, ha lavorato per convincere i consiglieri regionali e tutti l'hanno ascoltato e hanno approvato questa legge. Ora, noi abbiamo già intervistato in altre occasioni Nicolino, però per chi non l'avesse ancora sentito, gli chiederei anzitutto di ricordarci com'è questa legge, che porta il nome della sua associazione e quando è stata approvata. Poi successivamente, purtroppo dobbiamo fare un punto della situazione, per come questa legge sta funzionando. Prego, Presidente. Ok, allora innanzitutto io sono il responsabile di questo movimento Vita Indipendente in Abruzzo, però sono vicepresidente dell'associazione AIAS. L'associazione AIAS è stata la prima a darmi fiducia, ad ascoltarmi e ad aiutarmi. Dopo 7 anni abbiamo portato in porto questa legge, che è una legge, una delle prime regioni in Italia ad averla. Altre regioni magari funzionano meglio questi progetti, però funzionano tramite delle delibere. Le delibere magari oggi ci sono, domani la possono abrogare, invece la legge, quando c'è, per toglierla, insomma, non è semplice, diciamo. Quindi questa legge dovrebbe dare ai disabili gravi un'assistenza migliore, perché sono loro che gestiscono i finanziamenti, diciamo, perché una volta che gli viene riconosciuto questo progetto, gli si dà una somma e questa somma l'amministra il disabile, assume la persona che vuole e gestisce la sua giornata come se non avesse la disabilità, diciamo, no? Come lo fanno tutti. Mentre l'assistenza Chiedo attuale scusa per capire, la somma media prevista è di circa. dipende da caso a caso. Oggi noi abbiamo questa legge, porta tre, diciamo, tre modi di spendere i soldi. Sì. La prima sono 24.000 euro all'anno, adesso non ricordo bene, insomma. Comunque la minima è 18.000 euro all'anno, quindi saranno 1.500 euro al mese. Però c'è da dire questo, che un'ora di questa assistenza gestita dal disabile costa 10 euro, mentre come viene gestito oggi nella nostra regione tramite le cooperative, cioè i comuni, gli enti d'ambito affidano questa assistenza alle cooperative. Un'ora della cooperativa costa 20-22 euro al mese, ad ora. Quindi il disabile può essere assistito secondo la legislazione abruzzese sia da una persona che si sceglie lui medesimo Sì. e nello spirito della legge Vita Sì. Indipendente, oppure da una cooperativa di Oppure assistenza, l'istituto, quando non c'è oppure nessuno. da un istituto. E quindi quando l'avete fatta questa legge che prevede l'assistenza a voi anche da parte della persona scelta? No, questa sono 7 anni che noi, Sette anni che no, 7 anni che combattete. combattiamo, però è stata approvata l'anno L'anno scorso, scorso, il quindi 23 novembre del 2012. siamo a un anno A un e anno. quattro Sì, mesi, 16 mesi. però siccome che dovevano essere approvate anche le linee guide di questa legge, Sì. ci è voluto ancora un altro anno per approvare le linee guide. Perché? Perché ci sono delle forti pressioni a far sì che questa legge non venisse approvata. Perché come sappiamo, molti enti d'ambito non la considerano questa modalità di assistenza. Perché? Perché alcuni di questi Gli enti dirigenti, d'ambito sono gli enti che si sì, occupano dell'assistenza. dell'assistenza, molti di questi dirigenti di quei enti d'ambito, qualcuno, sono addirittura soci delle cooperative, oppure hanno una cooperativa, quindi non hanno nessun interesse a far amministrare questi soldi direttamente dalle persone disabili. Ora noi ci dobbiamo chiedere: con questi soldi destinati all'assistenza, cosa ci vogliono fare questi enti d'ambito, questi direttori? Vogliono dare l'assistenza oppure vogliono dare il lavoro alle cooperative? Perché se vogliono dare il lavoro alle cooperative è sbagliato, quelli sono soldi destinati Vabbè, all'assistenza. facciamo un passo alla volta, poi arriviamo alla critica. Sì.
Avete fatto approvare questa legge, avete fatto poi approvare le linee guida e diciamo, entrambi hanno avuto una dotazione finanziaria. Sì, allora, è stata finanziata con pochissimi soldi, 200.000 euro, Oh, ma sono allora. valsi solo per far approvare la legge. Poi ci avevano detto aumenteremo questo budget, però questo budget Quindi quest'anno con non è stato 200.000 aumentato. euro stanziati, se consideriamo che al disabile gli si mette a disposizione, ha detto prima, da 18.000 a 24.000 euro, quindi una media di 20.000 Sì, euro, diciamo ci che escono 10 10 progetti. 10 progetti. 10, Cioè hanno fatto una legge alla fine per assistere 10, per dare vita indipendente a 10 persone. In realtà i disabili abruzzesi purtroppo sono molti di Sì, più. purtroppo sì. Quindi la denuncia che è venuta da noi a fare Nicolino Di Domenica per conto dell'associazione che presiede è che i soldi sono notevolmente insufficienti. Insufficiente. Oppure vengono stanziati in maniera sbagliata, vengono gestiti in maniera sbagliata, con O il comunque. clientelismo, insomma, ecco, in parole povere, perché affidarle, io non capisco perché, se me le dai a me, io ci faccio con 10 euro, ci faccio un'ora di assistenza, le dai a una cooperativa che ce ne fa 22 euro per un'ora di assistenza. Quindi facendolo amministrare a noi, direttamente con un progetto personalizzato, cioè si dà più assistenza e costa di meno. Io non È capisco chiaro, no? questa. Della legge già ne avevamo parlato, lo spirito è chiaro, quello di rendere autonomi voi e di rendere anche capaci di gestirvi e di gestire le Certo, ma poi ci somme. sono altri vantaggi. Ad esempio, noi dovremmo assumere in regola un assistente personale. Quindi c'è sicuramente una persona che viene assunta con un contratto in regola, mentre chi lavora nelle cooperative spesso gli fanno firmare un contratto e poi gli danno sotto banco la metà di quello che gli spetta. Ad esempio, a Lanciano si sono inventati i voucher. I voucher sono dei ticket che ha un valore di 18,50 euro. 18,50 euro, una persona ti viene in casa, ti fa un lavoro che tu magari questa persona non la conosci neanche, ti viene a pretendere di aiutarti, di metterti le mani addosso. Dopo di un'ora gli dai questo voucher, 18,50 euro. Sai quando gli va alla persona che ti è venuta a lavare? Gli va circa 6 euro. Il resto se lo prende la cooperativa. Ora, se me li dai a me 18,50 euro, io ci faccio 2,50 euro di assistenza. Io non capisco 2 ore e mezzo. perché le deve gestire la cooperativa. Io questo non lo Ma capisco. l'ultima cosa, con 10 euro voi ci state dentro sia per il Sì. pagamento, la persona che ha i contributi. Sì, i contributi, anche il TFR, tutto compreso. Netto, gli viene tutto compreso, anche il TFR con 10 euro. Va bene, allora, Nicolino Di Domenica, grazie. No, c'è No, un'altra c'è anche cosa. un'altra cosa. Io invito tutti i disabili gravi abruzzesi a fare questa domanda, anche se magari non avranno il progetto, perché la regione si deve rendere conto di quante persone hanno bisogno di aiuto. Io personalmente, se a me non mi daranno il progetto personalizzato, mi rivolgerò alla Corte europea, perché in Italia io non ho più fiducia. Qui non è un paese civile. Allora proverò a contattare il Tribunale europeo per avere ragione. Però io avrò ospiti alcuni consiglieri regionali, quindi legislatori che hanno votato, hanno approvato questa legge, farò risentire loro la denuncia di Nicolino e speriamo che ci diano delle risposte. Credo che oramai il bilancio è stato approvato, si vota a breve, quindi sarà la nuova amministrazione regionale Speriamo. a dover sicuramente allargare il budget. 200.000 euro sono Una miseria. pochi, sono una miseria, insomma, è come non averla fatta sta legge. Ecco. Quindi devono trovare altre somme, io non so se devono prenderle alla cooperativa e metterle lì oppure devono trovarne altre, ma certo è che o 0 o 200.000 euro è la Stessa cosa. stessa cosa.